Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Domenica scorsa abbiamo iniziato l'avvento con l'invito a vigilare. Oggi, seconda domenica di questo tempo di preparazione al Natale, la liturgia ce ne indica i contenuti propri. È un tempo per riconoscere i vuoti da colmare nella nostra vita per spianare le asperità dell'orgoglio e fare spazio a Gesù che viene. Il profeta Isaia si rivolge al popolo annunziando la fine dell'esilio in Babilonia e il ritorno a Gerusalemme. Egli profetizza, una voce grida nel deserto preparate la via del Signore. Ogni valle sia inalzata. Le valli da innalzare rappresentano tutti i vuoti del nostro comportamento davanti a Dio, tutti i nostri peccati di omissione. Un vuoto nella nostra vita può essere il fatto che non preghiamo o preghiamo poco. L'avvento è allora il momento favorevole. Per pregare con più intensità, per riservare alla vita spirituale il posto importante che le spetta. Un altro vuoto potrebbe essere la mancanza di carità verso il prossimo, soprattutto verso le persone più bisognose di aiuto, non solo materiale, ma anche spirituale. Siamo chiamati ad essere più attenti alle necessità degli altri, più vicini. Come Giovanni Battista, in questo modo possiamo aprire strade di speranza nel deserto dei cuori aridi di tante persone. Ogni monte e ogni colle siano abbassati, esorta ancora Isaia. I monti e i coli che devono essere abbassati sono l'orgoglio, la superbia, la prepotenza. Dove c'è orgoglio, dove c'è prepotenza, dove c'è superbia non può entrare il Signore, perché quel cuore è pieno di orgoglio, di prepotenza, di superbia. E questo dobbiamo abbassare, questo orgoglio. Dobbiamo assumere atteggiamenti di mittezza e umiltà, senza sgridare, ascoltare, parlare con mitezza e così preparare la venuta del Salvatore che lui è mite e umile di cuore. Poi ci viene chiesto di eliminare tutti gli ostacoli che mettiamo alla nostra unione con il Signore. Il terreno accidentato si trasforma in piano e quello scosseso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore, dice Isaia, e tutti gli uomini insieme la vedranno. Queste azioni però vanno compiute con gioia, perché sono finalizzate alla preparazione dell'arrivo di Gesù. Quando attendiamo a casa la visita di una persona cara, predisponiamo tutto con cura e felicità. Allo stesso modo vogliamo predisporci per la venuta del Signore, attenderlo ogni giorno con sollecitudine per essere colmati della sua grazia quando verrà. Il Salvatore che aspettiamo è capace di trasformare la nostra vita con la sua grazia, con la forza dello Spirito Santo, con la forza dell'amore. Lo Spirito Santo infatti effonde nei nostri cuori l'amore di Dio, fonte inesauribile di purificazione, di vita nuova e di libertà. La Vergine Maria ha vissuto in pienezza questa realtà lasciandosi guidare dallo Spirito Santo che l'ha inondata della sua potenza. Ella che ha preparato la venuta del Cristo con la totalità della sua esistenza, ci aiuti a seguire il suo esempio e guidi i nostri passi incontro al Signore che viene. Angelus Domini Nunciavit Maria. et concevite Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tua in Mulieribus, il benedetto frutto ventre tuo Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secondo verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tua in Mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, Grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora nobis, Santa dei Genitrix. Dini e facciamo promissioni, bus Christi. Grazie in tu, Anquessumus mentibus nostris infunde, nostri s'infunde. Utiengè renunziante, Christi e Fili Tui, incarnazione in cognomium, per passione meios et crucem, a resurrezione e gloria in perducamur. Preunde in Christum Dominum Nostrum. Amen. Gloria Pateri et Filii et Spiritui Sancti. Siculterati in principio, et nunc, et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Pateri et Filii et Spiritui Sancti. Siculterati in principio, et nunc, et, et, et sempre, et in, in saecula saeculorum. Amen. Gloria Pateri et Filii et Spiritui Sancti. Siculterati in principio, et nunc, et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Prof eu datus ex fontes, rexim etrightum Domine. et lux perpetua luce ateis, vececant in pace. Amen. Sit nomen Domini Benedictum, ex hoc nunque tusque in seculum, aiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi sarà conferito il premio Nobel per la pace alla campagna internazionale per abolire le armi nucleari. Tale, tale riconoscimento avviene in coincidenza con la giornata delle Nazioni Unite per i diritti umani e questo sottolinea il forte legame tra i diritti umani e il disarmo nucleare. Infatti impegnarsi per la tutela della dignità di tutte le persone, in modo particolare di quelle più deboli e svantaggiate, significa anche lavorare con determinazione per costruire un mondo senza armi nucleari. Dio ci dona la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. Abbiamo la libertà, l'intelligenza e la capacità di guidare la tecnologia, di limitare il nostro potere al servizio della pace e del vero progresso. Dopodomani. Si svolgerà a Parigi il vertice Our Planet Summit. A due anni dall'adozione dell'accordo di Parigi sul clima, esso intende rinnovare l'impegno per la sua attuazione e consolidare una strategia condivisa per contrastare il preoccupante fenomeno del cambiamento climatico. Auspico vivamente che questo vertice così come le altre iniziative che vanno nella medesima direzione, favoriscono una chiara presa di coscienza sulla necessità di adottare decisioni realmente efficaci per contrastare i cambiamenti climatici e nello stesso tempo combattere la povertà e promuovere lo sviluppo umano integrale. In questo contesto vorrei esprimere la mia vicinanza alle popolazioni indiane colpite dal ciclone Occhi, specialmente alle famiglie dei moltissimi pescatori dispersi e anche alla popolazione dell'Albania duramente provata da gravi inondazioni. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini. In particolare ai fedeli venuti da Valladolid e Huelva, in Spagna. Saluto i numerosi gruppi di giovani e ragazzi italiani provenienti da Firenze, Carugate, Brembate, Alme, Petosino. E pian camuno, vi incoraggio tutti ad essere gioiosi testimoni del Vangelo. E a tutti auguro una buona domenica e un buon cammino di avvento, preparando la strada del Signore che viene. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.